15 anni di vita, 15 anni a fianco delle persone meno fortunate, 15 anni di impegno, 15 anni che l'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri di Lucca, ha voluto festeggiare grazie anche al patrocinio di ASL, Provincia, Comuni di Lucca e Capannori e Cesvot con un party all'Agriturismo La Torre di Monte Carlo. Un pomeriggio di festa che ha rappresentato però anche l'occasione per l'associazione di presentare in un'ottica di trasparenza il bilancio sociale dell'ente di volontariato, che conta ad oggi 155 volontari, di cui 145 donne e soli 10 uomini. 155 volontari che nel corso del 2011 hanno svolto 8.815 ore di volontariato, di cui 8.115 per il servizio di assistenza ai malati, 7.782 le ore passate in ospedale, 600 per il servizio di segreteria e 100 per altri servizi, come ad esempio il progetto Parrucche, a sostegno di coloro che devono sottoporsi a trattamenti di chemioterapia. Anni di impegno e passione, premiati anche con l'arrivo in casa AVO di due novità. Quest'anno è anche l'anno in cui abbiamo finalmente un sito rinnovato e questo è una cosa per noi importante. È un anno anche nel quale abbiamo un nuovo logo, un piccolo logo fatto da un bambino che ci rappresenta, tre formichine che si danno una mano e che scendono in campo per aiutare chi non sta bene. La nostra associazione è un'associazione di volontariato gratuito ma organizzato. Siamo veramente contenti di questa festa, che è la festa dei volontari. Alla festa hanno preso parte anche le autorità e l'arcivescovo Monsignor Italo Castellani con una relazione dal titolo Riflessioni sul valore del volontariato.